SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La Diocesi di Rimini ha inaugurato un servizio per la tutela dei minori vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. L'obiettivo è responsabilizzare la comunità ecclesiale ed è stato predisposto un numero telefonico che metterà in contatto parrocchie e associazioni con i membri del servizio per la tutela dei minori. È servito un mese di lavori per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e riaprire il transito sul ponte riminese di Verucchio a senso unico alternato. Potranno utilizzare l'infrastruttura e i veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate. In primavera sarà realizzata una nuova briglia a valle dell'attraversamento che resta però sorvegliato speciale. Oltre il 35% degli accessi al pronto soccorso di Ravenna è inappropriato, lo afferma Andrea Morelli, il nuovo direttore dell'unità operativa DPS dell'ospedale di Ravenna. Per diminuire il numero dei pazienti, ha aggiunto il dirigente, occorre strutturare meglio le risposte ambulatoriali e domiciliari. Sarà il 30 gennaio l'ultimo giorno utile per presentare la candidatura alla manifestazione di interesse aperta dal Comune di Forlì con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo già esistente e dare un'alternativa agli impianti che saranno interessati dai lavori di ristrutturazione. Sconto sull'acquisto di cibo e bevande se si utilizza il proprio contenitore. È l'iniziativa No Packaging promossa a Ravenna dall'Associazione Verde Blu e dall'Assessorato Comunale all'Ambiente, che vede per il momento coinvolte tre attività commerciali della città. Calcio. Le squadre romagnole sono attive sul mercato di riparazione di gennaio. Il Rimini ha ingaggiato Ambrosini e Remedi, mentre il Ravenna ha risposto con Cauz. Novità anche in casa imolese con Chinellato. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati alla nostra informazione serale che andiamo ad aprire questa sera, come avete sentito appunto con la cronaca. Una 63enne ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Rimini. L'uomo stava camminando lungo la strada quando è stato travolto da una macchina. Immagini e dettagli nel nostro primo servizio. Stava camminando sul ciglio della via Emilia all'altezza della cava Pesaresi, poco prima dello svincolo per la fiera e il cimitero, quando una Mercedes classe A giunta dalle sue spalle lo ha travolto, scaraventandolo sull'asfalto. Tragico incidente attorno alle 17.30 di ieri a Rimini. A perdere la vita è stato Halim Soleimani, albanese di 63 anni, da tempo residente in città. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, le esatte dinamiche sono ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, pare che dopo l'impatto l'uomo sia finito addosso al parabrezza per essere in seguito sbalzato sull'asfalto. Alla guida della Mercedes c'era un riminese che dopo l'accaduto si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante il prodigarsi dei medici per il 63enne, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite subite nell'impatto. Il guidatore, in stato di shock, è stato portato in ospedale per accertamenti. Inevitabili le ripercussioni sul traffico rallentato dalle operazioni di soccorso. E continuiamo a parlare di incidenti stradali perché è in gravi condizioni l'uomo che ha perso il controllo della propria autovettura ieri sera attorno alle 22 sulla strada statale 16 nei pressi di Classe. Il mezzo su cui viaggiava il 54enne si è capottato sul ciglio della strada per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ravenna con un codice di massima gravità. È durato invece quasi 5 ore il primo interrogatorio del sostituto procuratore Davide Ercolani a
Giulio Lolli, ex presidente della Rimini Yacht, estradato dalla Libia con accuse pesantissime dalle quali si è sempre difeso e una condanna pendente sulle spalle. L'ex imprenditore romagnolo si sarebbe definito truffatore, non estorsore, e avrebbe parlato di un ipotetico complice in grado di fare sparire barche senza attirare sospetti. Alla storia della fuga rocambolesca dall'Italia a Tunisi avrebbe replicato dicendo che non avvenne in barca ma in aereo dall'aeroporto di Nizza. Latitante per 9 anni, accusato di terrorismo e traffico internazionale d'armi, un'ipotesi che gli è valsa una condanna all'ergastolo in Libia, declinata poi in espulsione dal suolo nazionale. Recluso a Regina Coeli a Roma, rischia ora il trasferimento a Nuoro, carcere di massima sicurezza. La diocesi di Rimini ha inaugurato un servizio per la tutela dei minori vittime di abusi sessuali da parte dei sacerdoti. L'obiettivo primario è la formazione della comunità ecclesiale locale. Sentiamo. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza. Così Papa Francesco ha definito gli abusi sessuali perpetrati da sacerdoti o personale educativo, in particolare sui minori. La Chiesa di Rimini ha deciso di affrontare il fenomeno con un servizio diocesano che ha lo scopo di prevenire fatti simili attraverso la formazione e l'informazione. E anche lo stilare dei documenti che riguardano le buone norme, le prassi da adottare e nelle parrocchie, negli oratori, durante i campeggi, nei campi scuola. Quindi è un lavoro davvero a 360 gradi. Un gruppo di esperti della diocesi svolgerà un'attività di consulenza nei singoli casi sottoposti all'attenzione dal vescovo o dai suoi collaboratori. È stato predisposto un numero di telefono con un operatore che filtrerà le varie richieste e metterà in contatto parrocchie, associazioni, movimenti e privati cittadini con i membri del servizio per la tutela dei minori. C'è una referente diocesana, Cinzia Bertuccioli, che ha lavorato moltissimo con a livello regionale e anche partecipando a numerosi incontri a livello nazionale, insieme a lei il vicario generale Don Maurizio Fabbri, e poi tutta una serie di laici che sono tutti esperti in vari campi e anche persone che hanno già dato prova di servizio in ambito ecclesiale. Responsabilizzare la comunità ecclesiale è per la diocesi l'obiettivo di fondo dell'iniziativa. Torniamo al nostro portale TR24 e andiamo a Forlì per parlare di maltrattamenti. Un operaio 49enne albanese con precedenti di polizia è stato allontanato dalla casa di famiglia e ha subito il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dalla figlia di lei a seguito della denuncia presentata dalla donna per le violenze verbali e fisiche subite nel corso della loro convivenza. Per un periodo lungo, almeno 4 anni, la connazionale avrebbe subito angherie, soprusi e minacce fino alla chiamata esasperata ai carabinieri di Modigliana a fine novembre, dopo l'ennesimo episodio anche ai danni della figlia tredicenne. Nonostante la quarantenne non abbia voluto denunciare le violenze subite né recarsi al pronto soccorso, ha rilasciato comunque una deposizione che ha fatto attivare la procedura prevista dal codice rosso. Il GIP del Tribunale di Forlì ha così disposto la doppia misura cautelare di allontanamento e anche divieto di avvicinamento. Ci è voluto meno di un mese di lavori per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e riaprire il transito sul ponte riminese di Verucchio a senso unico alternato. Le novità a partire da domenica, vediamo quali. Sono bastati 29 giorni per realizzare la soglia necessaria a rallentare il corso del fiume Marecchia, soprattutto nei giorni di piena, ed eliminare così lo scalzamento che aveva colpito la seconda pila di Ponte Verucchio sul versante di Poggio Torriana, nell'entroterra riminese. L'intervento tempestivo in regime di somma urgenza disposto dalla provincia di Rimini è stato operato da 4 ditte, tuttora al lavoro, che sono intervenute anche nei giorni festivi a cavallo tra Natale e Capodanno, permettendo così di ridurre per quanto possibile i disagi a pendolari, studenti e attività produttive. Da domenica potranno così tornare a transitare sul ponte veicoli fino a 3,5 tonnellate, però a senso unico alternato. In primavera il consorzio di bonifica realizzerà una nuova briglia a valle dell'attraversamento, che resta osservato speciale, anche con l'ausilio di alcuni sensori che permetteranno di raccogliere dati utili a pianificare gli interventi per consolidare definitivamente la sua tenuta statica, risolvendo così i problemi di movimento e conseguente rischio cedimento. Anche il pronto soccorso di Ravenna ha finalmente un primario stabile. Si tratta di Andrea Morelli, che nel corso della propria presentazione ha snocciolato però dati piuttosto preoccupanti. Sentiamo quali nel servizio.
Oltre il 35% degli accessi è inappropriato, a dirlo è Andrea Morelli, appena nominato direttore dell'unità operativa pronto soccorso medicina d'urgenza dell'ospedale di Ravenna. Con la sua nomina, tutti i 7 pronto soccorso della Romagna risultano avere al momento un primario stabile. Morelli raccoglie l'eredità della collega Maria Pazzaglia, un'eredità definita importante dal direttore sanitario dell'AUSL Romagna, Stefano Busetti, che insieme al direttore medico dell'ospedale Paolo Tarlazzi ha spiegato che per diminuire il numero di pazienti che ricorrono all'emergenza sia necessario lavorare per strutturare meglio le risposte del territorio, ambulatoriali o domiciliari che siano. Sono 95.000 infatti le persone che ogni anno si rivolgono al pronto soccorso di Ravenna. E il pronto soccorso le risposte le dà a tutti perché accoglie chiunque, solo che magari le persone possono non sapere, possono non essere educate oppure possono aver avuto episodi precedenti e, che non sono andati a buon fine, per cui cercano di rivolgersi comunque alla struttura che a loro parere è più completa e dà complessivamente più risposte, anche quando invece esistono e ci sono dei percorsi che magari sarebbero anche migliori perché aprono poi altre strade anche terapeutiche ai pazienti, ma non vengono assolutamente prese queste strade perché non sono neanche conosciute dai pazienti e pensano di accelerare i percorsi rivolgendosi a una struttura che fa tutto. Non può far tutto perché il pronto soccorso fa le urgenze. Diamo risposta a tutto, ma chi non è urgente ovviamente deve attendere che noi terminiamo le urgenze. Ampliare l'offerta di impianti sportivi nel territorio forlivese comunale. L'amministrazione lancia una manifestazione di interesse per attrarre i privati. Vediamo come. Sarà il 30 gennaio l'ultimo giorno utile per presentare la candidatura alla manifestazione di interesse aperta dal Comune di Forlì. L'obiettivo del progetto Sport, un'impiantistica migliore a favore di tutte le fasce di popolazione, è quello di valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo già esistente, ma anche quello di dare un'alternativa agli impianti che nei prossimi mesi verranno interessati da lavori di ristrutturazione. Nel prossimo periodo il Comune di Forlì dovrà affrontare una serie di lavori in tutti gli impianti sportivi comunali. Di conseguenza alcuni di questi saranno parzialmente utilizzabili e quindi il Comune di Forlì attraverso uno schema di interesse andrà a cercare e a chiedere ai privati o agli enti o alle associazioni se ci sono degli impianti che possono essere disponibili per questo periodo. Attraverso questi impianti il Comune potrà sopperire alla mancanza per l'appunto degli impianti che andranno ristrutturati e possiamo continuare a far sì che le partite di pallavolo, di basket e comunque sia tutte le attività sportive vengano svolte in maniera regolare. Cercare impianti anche oltre il periodo di ristrutturazione. Sì, pensiamo che ad oggi ci sia questa necessità, nel senso che abbiamo molte richieste di utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive, degli enti e di conseguenza noi dobbiamo fare in modo che tutti i bisogni dei cittadini e degli enti sportivi e delle associazioni sportive vengano soddisfatte. Ecco perché stiamo valutando quindi degli impianti, valuteremo degli impianti alternativi che possano diventare quindi utilizzabili dal comune anche per un periodo superiore a quello che interesserà gli impianti sportivi comunali nel periodo della ristrutturazione. Meno plastica, meno contenitori, usa e getta. Questo è lo scopo di un progetto che sta prendendo piede tra i commercianti ravennati. Vediamo. Si chiama No Packaging ed è l'innovativo progetto dell'Associazione Verde Blu, che insieme all'assessorato all'ambiente del Comune di Ravenna e all'ASL consente ai clienti dei negozi che aderiscono di usufruire di uno sconto su cibo e bevande se utilizzano il proprio contenitore. Al progetto, che mira a combattere la plastica e l'usa e getta, in città hanno aderito la Reverie, Ceccolini Bio e Rosetti La Frutta nel Cuore. Ovviamente è un progetto che limita il consumo di plastica e di materie inquinanti, chiaramente non ci può che trovare d'accordo, quindi abbiamo abbracciato sicuramente l'iniziativa di Verde Blu positivamente. Poi la risposta è molto tiepida, quindi ci attendiamo che invece sia un pochino più passaparola e ci sia un pochino più di virtuosismo anche da parte dei clienti. Il progetto è molto valido e la clientela va un attimo accompagnata, nel senso che tutti hanno in coscienza la tematica, ma poi non si conoscono bene i mezzi per poter fare qualcosa di concreto.
E il fatto che questa associazione abbia dato la possibilità di non usare più l'uso e getta va un attimo spiegato anche verbalmente ai clienti, perché magari si cade sempre sull'argomento della plastica, dell'inquinamento eccetera, ma poi concretamente vanno accompagnati nel progetto. Il 20 gennaio del 1920 nasceva a Rimini il maestro del cinema Federico Fellini. La sua città è pronta a celebrarlo con un fitto calendario di festeggiamenti, partiti già lo scorso 14 dicembre con l'apertura della mostra Fellini 100, genio immortale. Vediamo. Non un giorno, non una settimana, ma oltre un anno di eventi che forse nemmeno basteranno per restituire a Federico Fellini tutto quel che ha reso alla sua Rimini in termini di narrazione, rappresentazione e visibilità. La città ha deciso di omaggiare così il suo indiscusso maestro del cinema, riconosciuto come tale a livello internazionale, tanto che oltre 40 ambasciate italiane nel mondo hanno raccolto l'invito dell'amministrazione e della nipote Francesca Fabbri Fellini di festeggiarlo a partire dalle suggestioni di alcune illustrazioni tratte dal libro dei sogni, per farlo tornare laddove ha saputo arrivare con la sua poetica iconica e visionaria. Il programma di festeggiamenti è lungo così ed è stato inaugurato con l'apertura di metà dicembre della mostra Fellini 100, genio immortale, che entrerà però nel vivo con l'interpretazione teatrale dell'ultimo libro di Daniel Pennac, La legge del sognatore, dedicato proprio a Fellini, seguita dai concerti delle orchestre dirette dai maestri Ezio Bosso e Vince Tempera, fino all'attesa evocativo taglio della torta gigante in piazza Cavour dopo l'esibizione del clown funambolo Kyle Leclerc. Questo compleanno non si esaurisce in questo anno, nel centesimo anniversario della nascita, non si esaurisce il 20 gennaio, ma è un compleanno che è nato prima e che attraversa il 2020 e che regalerà alla città il Museo Fellini, il castello, la piazza, il Fulgor, una città riqualificata che competerà nel mondo. E poi questi motori culturali, questi ambienti culturali non solo alimenteranno l'economia, ma nutriranno la città. È un fatto, è una strategia Fellini di politica estera, richiamerà 400.000 visitatori internazionali all'anno. E poi un fatto di politica interna, attorno alla cultura ci sentiamo parte di una comunità. Faenza, nel corso del 2019 sono stati ben 461 gli incidenti stradali rilevati dagli operatori di polizia locale sul territorio dell'intera Romagna faentina, tre dei quali con esito mortale. La media pare essere la stessa per quanto riguarda l'inizio di questo 2020, con già 19 incidenti stradali rilevati, 9 dei quali con feriti. Bologna. Carabinieri hanno arrestato un 52enne italiano pregiudicato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo è ritenuto responsabile di una serie di furti di gasolio avvenuto all'interno di un'azienda di Crevalcore. Imola, mercoledì pomeriggio attorno alle 14.30 circa 6 pattuglie delle forze di polizia sono state impegnate nella ricerca di un soggetto vestito con un giubbotto mimetico e armato di un fucile d'assalto. L'autore del gesto, un minorenne incensurato, dopo aver ammesso le proprie responsabilità nate da un passatempo, si è scusato. Riccione. La Commissione Comunale ha espresso parere negativo in seguito alla verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene del NICA. La Commissione, a seguito di un sopralluogo, ha evidenziato diverse carenze del locale per quanto riguarda gli impianti elettrici, la funzionalità dei bagni, la prevenzione incendi e della generale tenuta della struttura. Cedo ora la linea a Marco Rossi per il TG Sport. A te Marco. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di calcio, il Rimini dopo la vittoria per 2-1 contro la Feralpi Salori parte dai nuovi acquisti Agnello, Letizia, Mendicino, Paramatti, Ambrosini e Remedi. Il Rimini comincia la settimana con un briciolo di serenità in più, vista la vittoria contro la Feralpi Giallo per 2-1. Intanto è tempo di mercato e i biancorossi hanno già ufficializzato gli acquisti di Agnello, Letizia, Paramatti e Mendicino, già tutti e quattro regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida contro la Feralpi Giallo, e quelli di Ambrosini e Remedi, altri due colpi messi a segno dai biancorossi.
In uscita, Stephen Danso ha salutato il gruppo e rescisso il contratto. Intanto, la società ha presentato Francesco Agnello, che vestirà la casacca numero 4 e che dopo 6 mesi fuori rosa al Albino Leffe ha sposato appieno il progetto dei biancorossi. Una mezzala classe 92 che a Rimini ha cominciato ricoprendo il ruolo di centrale di centrocampo con ottimi risultati. Grazie al, chiamiamola, corte del direttore che mi ha voluto fortemente, grazie anche alla stima del mister. Io non ho esitato molto anche perché il mercato si è aperto il 1 gennaio, quindi sono arrivato da pochi giorni. Diciamo che ho scelto subito, mi ha affascinato soprattutto la piazza e il progetto che aveva in mente la società. Dopo di lui è la volta dell'attaccante Antonio Letizia, che non poteva che esordire meglio di così, grazie alla rete del momentaneo 1-0 contro la Feral Pisalò messa a segno su calcio di rigore. Per Letizia, che si è legato ai biancorossi fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza, quest'anno la bisceglie, il bottino è di 4 presenze e 2 reti. Io penso che abbiamo margini proprio non solo per la salvezza, anzi, non mi voglio... sì. Però vedendo la squadra, soprattutto i nuovi arrivi, qualcuno che ho giocato come Mendo, penso che possiamo dire la nostra. Parliamo ora di basket e andiamo a vedere tutti gli highlight della 18ª giornata di Serie 2. Gonfia il petto e tira fuori i muscoli l'Unieuro Forlì nell'affascinante sfida di Milano. Nel vuoto Palalido, l'Urania parte veloce costringendo al timeout dell'Agnello che dà una lavata di capo ai suoi. Giacchetti guida la risalita fino alle 19:16. Il secondo parziale è sulla falsa riga del primo, con i Lombardi che prendono il largo e Marini ricuce. Poi Benvenuti e Ndoia firmano il vantaggio sulle 31:35. Il riposo lungo non cambia più di tanto gli equilibri in una gara combattuta sul punto a punto e si va al break sul -1 per i romagnoli firmato sulla sirena da Raivio. Si riparte quindi per la volata finale sul 53-52 con Milano ancora avanti, grazie a Raivio e Montano, ma il gladiatore Marini tiene viva la gara fino al minuto finale. Bruttini infila il 70-71 e si divora il colpo del capo a Montano. Alla fine è terzo successo consecutivo per i biancorossi che restano al secondo posto in classifica. La batteria di Imola invece dura appena un tempo con la Pompea Mantova. Al Palaruggi la formazione di Di Paolo Antonio paga la stagione fin qui sopra le righe che sta conducendo. Dall'altra parte i virgiliani ipotecano una facile vittoria col minimo sforzo. Avanti biancorossi 30-27 sotto di appena 4 punti nel riposo lungo, la gara si spacca nel secondo tempo fino alla sirena che decreta 81-99 per Mantova. Parliamo ora di volley maschile. Ravenna batte Sora con il punteggio di 3-2 nell'anticipo della 14ª giornata di Superlega. Andiamo a vedere. Ci sono volute ben 2 ore di gioco e tanta sofferenza al Pala De André per decretare il terzo successo consecutivo di Ravenna, il sesto in questa stagione di Superlega. Dopo Verona e Padova, la Consar piega con difficoltà Sora e a brillare è Daniele Lavia al rientro in campo. In palio ci sono punti pesanti per la classifica e per la salvezza che entrambe le squadre mirano. Il primo set va ai giallorossi col punteggio di 25-19, poi i ciociari ultimi in classifica con 2 frazioni in fotocopia compiono il ribaltone grazie al doppio 21-25 consecutivo. Decisiva quindi la quarta ripresa con Sora avanti 22-23, incapace però di chiudere la sfida a proprio favore. Dal canto suo Bonitta ha tirato fuori dai suoi ragazzi la forza e il carattere necessari per imporsi sulle 25-23 e tenere viva la gara. Una sfida che dall'orlo del baratro si sposta magicamente al successo al tie break col 15-10 che vale il 3-2 finale e fa salire i romagnoli a quota 18 punti. In attesa degli altri incontri odierni, la Porto Raburcosta aggancia Padova a metà classifica. È tutto per lo sport, Romina te la linea. Grazie Marco, noi ora andiamo invece a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteorologica anche nella giornata di oggi ha visto un tempo prettamente stabile, per lo più soleggiato in Emilia-Romagna. Tuttavia la situazione andrà a cambiare a cavallo delle giornate di venerdì e sabato per l'arrivo di una perturbazione.
La giornata di venerdì si aprirà comunque con cieli per lo più poco nuvolosi, qualche banco di nebbia sulle pianure al confine con Lombardia e Veneto, nebbie che tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata. La situazione meteorologica, come detto poco fa, però vedrà un cambiamento a partire dal tardo pomeriggio serata, quando una perturbazione giungerà a ridosso dell'Emilia e porterà le prime precipitazioni tra Piacentino e Parmense, in estensione a buona parte dell'Emilia entro la mattinata di sabato. Queste precipitazioni inizialmente risulteranno nevose oltre 1500 metri sull'Appennino occidentale, tuttavia la quota neve tenderà a scendere nella giornata di sabato per portarsi a tratti fin sotto ai 1000-1100 metri di quota. Un nuovo aumento delle precipitazioni avverrà tra sabato sera e domenica mattina, quando la neve scenderà ulteriormente di quota e potrebbe vedersi qualche fiocco fin sotto i 700 metri, specialmente tra Emilia Orientale e la Romagna. Quindi dopo oltre un mese finalmente tornerà un po' di pioggia, ma soprattutto la neve sul nostro Appennino. Nella giornata di domani le temperature minime saranno comprese tra meno 1 e più 4 gradi, massime tra 6 e più 10 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Andiamo a rivedere insieme i titoli di questa edizione, lo facciamo con il nostro riepilogo. La diocesi di Rimini ha inaugurato un servizio per la tutela dei minori vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti. L'obiettivo è responsabilizzare la comunità ecclesiale ed è stato predisposto un numero telefonico che metterà in contatto parrocchie e associazioni con i membri del servizio per la tutela dei minori. È servito un mese di lavori per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e riaprire il transito sul ponte riminese di Verucchio a senso unico alternato. Potranno utilizzare l'infrastruttura e i veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate. In primavera sarà realizzata una nuova briglia a valle dell'attraversamento che resta però sorvegliato speciale. Oltre il 35% degli accessi al pronto soccorso di Ravenna è inappropriato, lo afferma Andrea Morelli, il nuovo direttore dell'unità operativa DPS dell'ospedale di Ravenna. Per diminuire il numero dei pazienti, ha aggiunto il dirigente, occorre strutturare meglio le risposte ambulatoriali e domiciliari. Sarà il 30 gennaio l'ultimo giorno utile per presentare la candidatura alla manifestazione di interesse aperta dal Comune di Forlì con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio impiantistico sportivo già esistente e dare un'alternativa agli impianti che saranno interessati dai lavori di ristrutturazione. Sconto sull'acquisto di cibo e bevande se si utilizza il proprio contenitore. È l'iniziativa No Packaging promossa a Ravenna dall'Associazione Verde Blu e dall'Assessorato Comunale all'Ambiente, che vede per il momento coinvolte tre attività commerciali della città. Calcio. Le squadre romagnole sono attive sul mercato di riparazione di gennaio. Il Rimini ha ingaggiato Ambrosini e Remedi, mentre il Ravenna ha risposto con Cauz. Novità anche in casa emolese con Chinellato. Per questa sera è veramente tutto, non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla nuova edizione del nostro telegiornale. Nel frattempo, buona serata, arrivederci. Infotech, il partner HP Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.